Trieste Espresso 2024 continua, ci troviamo allo stand di Cida, lavorazione caffè, conto terzi, ma non solo lavorazione caffè, ce lo facciamo spiegare da Daniele De Simone, cofondatore dell'azienda e responsabile di produzione. Ciao Daniele, è dopo tanto tempo, bentornato. Grazie mille e bentrovati tutti. Daniele, negli ultimi 3 anni, per quanto vi riguarda, c'è stata un'evoluzione davvero importante. Parliamo di numeri. Allora, se parliamo di numeri, in pratica c'è stato un crescere dell'azienda negli ultimi 3 anni. Siamo riusciti anche a prendere possesso nuovamente della struttura, proprio perché la struttura nuova, quasi 6.000 metri quadri, ci permette di poter nuovamente ampliare le linee di confezionamento, che sono ritornate ad essere quasi 30, e allo stesso tempo anche i nostri collaboratori sono qualche innesto nuovo, qualcuno è ritornato, siamo di nuovo rientrati nei circa 50 collaboratori, in maniera tale da poter essere a passo con le richieste dei clienti. Clienti che nel frattempo sono cresciuti, nomi sempre più importanti sono arrivati e vi danno una fiducia assoluta. Sì, ci danno fiducia, di questo ne andiamo fieri, noi diamo fiducia a loro e di conseguenza il cliente finale riconosce la qualità del prodotto e quindi questa cosa per noi è lo stimolo di farci migliorare tutti i giorni. E siete in crescita continua, tant'è che avete anche una nuova responsabile export che proviene da un'esperienza importantissima. Abbiamo veramente puntato sulla persona giusta e qui con noi è Yolanda Caserta. Yolanda, vieni qui, scostati un po', facciamo spazio a Yolanda. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Fabio. Tu provieni da un'esperienza davvero molto importante. Sì, io vengo da un'esperienza di 20 anni. 20 anni tra macchine e caffè. Caffè, sì, certamente. E tu sei madrelingua britannica. Certo. E quante altre lingue parli? Parlo, a parte il napoletano, parlo francese e il tedesco. Insomma, hai un ventaglio di comunicazione verbale davvero molto ampio e in questo caso grazie anche alla importante esperienza di tipo gestionale e commerciale nell'ambito caffeicolo e delle macchine, questo ti consente appunto di dare una spinta, un impulso all'export di Cida. Certamente, che io credo che questa azienda ad oggi ha una capacità di entrare nel mercato estero e voglio, nel primo momento che sono entrata in questa azienda mi sono sentita a casa, è un gruppo giovane e pieno di professionisti. Io non ti chiedo perché hai ricominciato, detto voglio ricominciare in un'altra azienda, ma certamente per te è una nuova bellissima sfida. È una grande sfida perché da dove vengo era un brand, oggi stiamo parlando di un settore dove non vendiamo un brand, noi vendiamo il caffè, dove loro fanno un caffè con 7 diverse miscele, con tutte le monoporzionate esistono nel mondo. Allora noi dobbiamo proporre la loro brand col nostro caffè, che è molto diverso da quello che facevo prima. Beh, questo ti consente appunto di ricominciare con una vendita partendo quasi da zero, perché non vendi un brand, ma vendete un servizio che io definisco di partenariato con il cliente. Sì, perché non vogliamo solo vendere il caffè, ma noi vogliamo aiutare il cliente a crescere e diventare un partner dall'inizio alla fine, essere sempre per loro con qualsiasi problema che hanno, cercare di risolvere e cercare ovviamente altre mode per comunicare.
E allora Yolanda Caserta, la nuova responsabile marketing di Cida Lavorazione Caffè, ma non solo, Conto Terzi, grazie. Grazie. E grazie anche a te Daniele. Grazie a te Fabio. Noi continuiamo in questo percorso all'interno dei corridoi di Trieste Espresso 2024, l'11ª edizione.